Mettiamoci d'accordo subito. Sì. Aree di servizio, stazioni di servizio. Autogrill. Non si chiamano autogrill, è un brand. Li sembra chiamati autogrill. Ho capito, posso chiamarli autogrill? Ma volete il pieno, sì o no? Venimo qui. No, io sto qui. Stai, possiamo la lanciare pompa. La sigla un attimo. Sigla. Space Valley. Riverenze. Ma perché no. È nudo sotto? Ma è nudo. È nudo sotto. Sì. Ma chiuditi il bottone qua della pasta. Scusa. No, tu sei zitto così perché? Perché sono il benzinaio. I metano, benzina, gasolio. Hai preso i panini dell'Hermes. Nelson, l'Hermes l'hai sentito solo tu. No, anch'io l'ho sentito. No, allora, oggi avremo Autogrill, Sarni, My Chef e Chef Express. Chef Express. In quale stazione di servizio potremmo avere la miglior sosta? Parleremo di panini, di pizze, di cornetti, ma anche di camogli. Che era uno dei panini, però è uno dei più famosi. Però sarà effettivamente il più buono. Vorrei 4 birre e 4 camogli. Prima le birre. Il crudazzo. Qual è il camogli? Il camogli è quello col cotto e è la focaccia. Ah, non è questo? No! Ringraziamo il nostro benzinaio Nicola, si è andato no, a prendere Fabrizio, Fabrizio che mi sfizia il vizio. Fabrizio, ma lo vuoi in pieno o no? Partiamo con Autogrill. Questo è il camogli, quindi. No! Mi piace tanto il pane. Non mi piace tanto il pane. Il prosciutto dentro è buonissimo. Manca la mozzarella. Molto salato e c'è anche una foglia di basilico dentro che secondo me ci sta molto bene. La mozzarella non è buonissima. Ma perché stai mangiando te? Ho fatto un check. Ma benza. Chef Express. Chef Express. Oh, qui il pane è bello gonfio, eh. Questo pane è anche bello da vedere. Anche la mozzarella è strabella. L'ho già morsa però. Mozzarella è molto più buona. Prosciutto meno però. Pane voglio mandarlo giù. Quello sembra bello grosso. Bello è spugnoso. È un ciabattone. Prosciutto secondo me è meno buono del precedente. Più buona la mozzarella. È più spessa. Ok. Passiamo al prossimo. Sarni. Ha un pane che è gigante. Allora, ti faccio notare questa cosa. Guarda lo strato di unto sopra la mozzarella. Sarà maionese. Secondo me è olio. No, no, è olio. Olio? Però è olio motore. C'è un sacco di prosciutto. Guarda quanto, guarda lo strato di prosciutto. È bello grosso lì, è vero. Un tirannosauro. Non mangia due giorni. Sembra un T-Rex. Questo è fresco, fresco. Questo è buono, eh. Piacevolissimo. Buonissimo. Questo a man bassa per ora è il migliore di tutti. Questo è come mangiare un panino fatto dalla nonna contro dei panini fatti tipo a Subway. E nonostante le aspettative basse, secondo me, sul pane. Non è intopposo. Ma andiamo all'ultimo. Che è quello esteticamente più. Pare il più rustico. Prosciutto è bello, eh. Siamo quasi specchi. Buona la mozzarella. Vero, questo sembra più speccoso. Pane morbido. Pane morbido, la mozzarella è finalmente di bufala. Prosciutto non si sente. Si sente solo una nota salata. Salata. Ma non è male, eh. Non è male. Porca f***a. Ti dico, questo è il mio secondo posto, ma Sarni vince. Andiamo a valutare. Valutate con questo bello stuzzicadente dentro il panino. Ah, vi dovete mettere d'accordo. Allora, dobbiamo scegliere uno, eh? Sarni. 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 Sarni è indubbiamente il più buono. Secondo me è la combo più buona. Impalalo. Impalalo, Fabrizio. Ah! Bravo, Fabrizio. Bravissimo, Fabrizio. Ora tira fuori il diesel. Il cottarello. Ma questo è il camogli. Questo è il bufalino. No, ma che bufalino? Questo è il cottarello. Allora, banalmente, cotto e fontina. Con una variazione soltanto sul My Chef che ci ha messo pure il pomodoro. E qui invece c'è la mozzarella anziché la fontina. Sì. Ma ognuno dà la sua interpretazione. Focaccia, pane morbido. Buono però. Partirei ad assaggiare. Ma Fabrizio parla da solo. Fabrizio, ma hai dei problemi? Io ho un problema con gli affettati. Cosa sta succedendo? No, non è buono. Come non è buono? Allora, il camogli non è buono, ragazzi. Come no? È secchissimo perché è tutta focaccia. La focaccia è secca. McToast. McToast però con il pane stopposo. No, poi ricordiamo. Oh, buono! Allora, Fabrizio, però tu cominci a parlare nei momenti meno opportuni. Io voglio fare una precisazione. Cioè, adesso siamo in autostrada col traffico estivo, cioè fa schifo. Chef Express ha il pane latte, come si chiama? È buonissimo. Che è molto buono, panini però dolci. C'è l'emmental dentro. È un po' più di francese. Non si sente neanche il cotto. Aia, stona un pochino il cotto formaggio. Non esiste, vero? Buonissimo. È come se ci fosse soltanto il formaggio. Però sai che non mi dispiace. Raga, che il cotto è veramente Io pensavo che odiaste il cotto. Il cotto è veramente porco. Variato, cioè io lo mangio solo nel maxi toast. Passiamo a Sarni, che ha sempre uno stratino di unto. Alla mozzarella unta, anche sotto, guarda, è tutto impregnato. Magari sarà per quello che è buono. Tra l'altro, la mozzarella, eh. Perché lo mangi al contrario? Perché si mangia così. Non è vero, Fabretto. Lo sto giurando. Va bene, allora mi fido. È fradicio. Sa solo di olio. Hanno la mozzarella fresca. Comunque si sta sprigionando un tanfo di cotto che è incredibile. Passiamo a quello dopo. Questo ha sempre dei salumi diversi. Esteticamente? Sì, vedi che è più bruno. Anche prima sembrava speck. C'è anche un po' di stracchino sotto, hai visto? Wow. Cioè, credo sia stracchino. Ma sì, sì.
al pomodoro non mi ispira per niente, anche perché credo di essere intollerante. Ma io mangio il pomodoro ma lo prendi da 2 anni? Ma dai, e continuo a squacquare quando lo mangio. Non è male. Sa solo di pomodoro. Categoria veramente debole. Niente di troppo buono. Io sono molto indeciso tra l'ultimo e il secondo. Il secondo è leggero. Ricordiamo che comunque Fabrizio può decidere di ribaltare la classifica. Cioè lo mette dove vuole. Cioè lui. Dove vuole lui. Faccio quello che mi pare. Devo dire la verità, probabilmente, anche se non mi piace il formaggio, per me il migliore è questo. Yes. Per me forse sceglierei l'ultimo, ma sono indeciso, quindi ok, il 2. Quindi vince Chef Express. Potrebbe cambiarla all'ultimo Fabrizio momento. L'ha rotto. Il Camogli tiene duro. Bravo Chef Express. Oh. Se lo merita. Posso dire che il Camogli era il peggiore. Forse era il peggiore. Sì. Camogli non mi invogli. Prossimo. La pizza pazza. Siamo sulla pizza. Io non so se ho mai preso la pizza io in mai, una stazione mai. Di servizio. C'è un botto di rosmarino. È origano. Mangiala. Ma perché dovrei sapere i nomi delle piante? È molto buona, vero Fabrizio? Sì, salata, molto buona. Salata. Troppo salata. Mi sa che gli è scappato il sale. Ho pigliato dentro la foglia di basilico, apprezzo. Pizzetta da festa di compleanno. No, mamma mia, buonissima. È una grande pizzetta. Sta già la seconda. Buona comunque in generale. Mm. Questa mi ispira a bel crostone. È un po' morbida. Cioè che ci sta e non ci sta. Sa veramente di poco? Sa di pane. L'impasto è veramente scarso però. Classica pizzeria da sporto, un po' non è buonissima. Non è so. Gomma. Il pomodoro è inesistente. Gomma. Fabrizio è incazzato. A me piaceva questa. Hai fatto, Fabrizio? Il packaging più bello, ce l'ha mandata con tutto il cartone. E che ne sappiamo noi? Al sapore anche un po' sciapo, cioè la mozzarella veramente non sa di niente, leggermente acidulo il pomodoro. C'è il prosciutto qua? Come c'è il prosciutto? No, non c'è il prosciutto. Ma allora, scusa, ma è rosa? No, non è prosciutto, è mozzarella. Mangia pure. Ma è rosa. Questa che è sana. C'è andata calda. No. Ah, cosa? Ma sembrava un pelo. No, capito. Sa di pongo. È molto pongo, è pizza 2 giorni dopo. È terribile. È velocissima. Si degrada nel doppio del tempo, nella metà del tempo. Ma cosa stai dicendo, Fabrizio? Ho gli sfasi, scusate. Sono i fumi di benzina per sto Fabrizio. Un po' male. Fabrizio sta di merda. Ci sono 40 gradi qua in autostrada. Il retrogusto è molto buono. Perché ha un sapore comunque. Chef Express e Sarni, secondo me, si equivalgono a questo leggermente qualcosina di più. Ma andiamo all'ultima che è veramente brutta. Quanto formaggio c'ha? Sembra una lasagna surgelata. È vero. Adesso già prima te. Ah. Ma durissima, mamma mia. No. Questa è pizzetta del compleanno. No, questa è pizzetta dei forni. L'impasto non è buono, è comunque cartonoso. Qui non si sente proprio il pomodoro. Sento solo il formaggio, ma c'è una valanga. Un po' immeritatamente. E il più buono è sicuramente Autogrill. Fabrizio? Ma Fabrizio l'ha già messo a Chef Express. Gli piace un botto quella per Fabrizio. Il Fabrizio è buona. Capiamo se è anche adesso in chimica. Lo mette a Chef Express. Chef sicuro. Express. No. Sì. Lo conferma Autogrill. Secondo me qui non c'è proprio storia, nel senso che anche a livello di ingredienti è molto più fresco. Si sente qualcosa di più rispetto ai tre che mi danno più l'idea di industriale. Molto buono. Che la prendano e facciano. Prossimo. Il Mediterraneo. Gli ho già detto che sono intollerante. Ma cosa? Al pomodoro. Allora, al pomodoro. Non esistono le intolleranze al pomodoro, mi dispiace. Questo panino è veramente ricco di mozzarella e sembra molto fresco. È cos'è un po' pennacchio là dietro? È una foglia che esce. Di che cosa? Basilico. Però tu dovresti un po' passeggiare per i boschi italiani. Sono le foglie apicali del basilico. Comunque questo è uno dei miei panini preferiti. Che lo prendi? Sì, lo prendo sempre. Ma puoi non rimettermi la mozzarella? Fai un c***o. Non sa di? Vabbè, oh. È fresco. È fresco, quello sì. Super fresh, ma non sa di un c***o. Però sento su un basilico. È vero, il basilico è molto aromatico. No. Ma non sa veramente di niente. Se muoio giovane, vorrei che sulla mia lapide mi scriveste super fresh, ma non sa di un c***o. Prendiamo nota. Che abbiamo qui invece? A concorrere contro Autogrill? Chef Express. Diesel. Chef Express? Ma scusa, Chef ma negli auto Autogrill non fanno un panino con la caprese? No. Sono non l'abbiamo trovato. Fa parte dei giochi. Smolloso. Dovevo andare da Hermes. Vecchio, l'hai visto solo te, Hermes. Wow. Hermes è la migliore pausa per test. Ma non è vero. Che bugiardo. Ma non è vero. Questo sa di ancora meno. Infatti è veramente una battaglia sul nulla. A livello di sapore non esistono. Diciamo che ne premio uno dei due solo perché si sentiva almeno quell'erbetta che era stippata dentro. Il pane questo era più buono però. Qui era più buono. Sentiamo Fabrizio. Ma avete visto dire? Che Fabrizio non l'ha assaggiato. Non l'ha assaggiato Fabrizio. No. Io ho saltato il problema con i panini. Salù, mi stai sudando. Sì, un po' tutto. Dimmi. Autogrill farei. Io direi autogrill, assolutamente. Hai rotto la bandierina, ne hai una. Però questa puntata maledetta la porteremo a termine. Ma che botta c'hai? Ah. Il vegetariano.
Allora, i panini che non prenderebbe mai Nelson sono i panini vegani, a parte Chef Express che ci fica dentro un po' di mozzarella. Wow Burger! Ed è quello, e sono sicuro che sia vegano perché spesso lo prendo. L'ortolano. L'ortolano. Che ha la mozzarella. Ha la mozzarella, quindi è vegetariano. Ma che orto prende il latte, io non lo so. Cuore verde. C'è l'iceberg, c'è la melanzana, la zucchina, c'è il pomodoro secco, non vedo altro. E poi abbiamo il My Chef con il planted. Ma cosa gli è successo? Sembra che sia stato trovato sottoterra dopo lunghi decenni. Ah, ma è stato planted. Andiamo ad assaggiare il primo. Riuscivi a mangiare tutto quel po'? Ma cosa hai fatto? Ha mangiato tutta la... quella roba. Molto morbido. Però qua è un consiglio importante, perché secondo me chi è magari vegetariano, che deve fermarsi un attimo. Io sono tutt'altro che vegetariano, ma questo mi piace. Non è male. Avocado come salsina. Questo non mi ispira. Ha proprio dei colori brutti. Ma in generale i panini con la melanzana non mi fanno. San di pesante. Sì. Non me la perde. Ma cosa c'è il pesto? È terribile. Sì. È amaro. Come la vita. È amaro. Sarà la melanzana. Sì. Sa di spa, ha detto questo, senti ha detto questo. Sa di pesto spento a livello di sapore. Sa di spa. Ma che cos'è la spa? Manda giù. No, mandato giù. Cos'ha la spa, il cloro? Quel sapore di piscina. Sapore di piscina e gente che fa cose sane. Posso dire, non c'è un sapore definito, è no, veramente spento. Beh, assaggiati quello. Questo non lo voglio mangiare. È mangia troppo. Comunque, attualmente ragazzi siete a 7000 calorie, più in alto. Quindi ci vogliono giorni per mangiarlo. Sa di cimice dura, eh. No, se sa di cimice no. Ti giuro, ho masticato cimice. Ma squish croc croc. Nancy, questo l'hai odiato dalla faccia. È terribile. Confermo, le verdure non mi piacciono. Ha un sapore strano, un po' agro, un po' acidulo, strano. Sembra un crude poi. Sono troppo dure. Ma andiamo ad assaggiare il fossile. Ma vedrai che il fossile sarà più buono, perché c'ha questo grano antico. Sa di cacca di dinosauro. Cioè, questo sembra veramente una patata germogliata. No, ti prego, non me lo dire. Però è vero. Cioè, non puoi dire che questo panino sia invitante. Beh, però dai, dal colorito non è malvagio. Dai, è un blocco marrone. Ma infatti si chiama il planted. Come? Il planted. Il plantageneto. Che pizzica. Ma la melanzana. Ma cos'è? Non riesco a masticarlo. Ma addirittura, devi sputare. È che sa di pane. No, sa di una roba. Cioè sì. È la prima volta che Nelson mangia le melanzane. Nelson scopre le verdure. Io ho appena finito di masticare il fossile. Posso dire, non v'è dubbio, squalificherei il secondo. Perché comunque ci ha messo dentro la mozzarella. A me piace che questa categoria sia vegana. Ma chi se ne frega, fanno tutti schifo, tranne questo. Il più buono è autogrill, indubbiamente. Piantalo, Fabri. Ma Fabri, Fabri. No, rimetto a posto. Prossimo. Il cornettone. Abbiamo davanti i cornettoni. Sono anche ripieni in maniera molto diversa. Abbiamo un botto di crema gialla. Ma quello è fatto da Cédric Royer. Qui non c'è niente. Qua c'è della marmellata. Questo non c'è l'impasto invece. Direi che vince il primo. Ma No, le devi assaggiare, Nelson. Tu a che parte c'è? Che parte hai? Ragazzi, lui ne ha una alla Nutella. Si sei un paguro, te lo giuro. Cioè, tu ne hai una alla Nutella lì. Surround the Valley. È buono e basta versione ristorazione autostrada. Questo mi ispira perché questo è più bello. È appiccicoso. Di solito quando sono appiccicoso. Quanta crema c'è? Riesci a lasciarmi un po'. Perché è giallo fuori? È ossidata? In che senso? Sia un po' ossidata. Qui è giallo, qui no. Sì, sarà. È una buona crema, eh. Oh, orrenda, il pus. Sembri Pumba che mangia i vermi. Ti piacerà, sai perché? Pensavo ti pulissi su di me. Perché so di limone. Questo è ideale. Ma cosa è divino. Fa... No! No, cosa fai? Che schifo, ma devo mangiare anch'io. Questo qua sa di cornettini della Bauli rosa. Ah, ma era buono. Buoni. È vero, però è super smollaccione. Secondo me non è buono l'impasto. Mentre prima, secondo me siamo ai livelli quasi di una pasticceria molto buona. Porcala. Prossimo. Se non ti sbrighi, io ne inforco uno a caso, eh. Evito di mangiare la punta di marmellata per non compromettere la mancia. Bravo. Bravo, bravo. È un professionista. Vabbè, sa di salame. Come sa di salame? Sa di salame di brutto. Sarà il salamino. Il cornetto è salato. Ah. È un cornetto salato. Salato con dentro la crema. All'inceneritore. Però posso dire che no, è interessante come proposta. È strano però. Sì, ma cioè, mi dà proprio la sensazione di salame. La crema, soprattutto la consistenza, non mi piace. La consistenza, secondo me, è più di tutte. Perché sembra croccante, invece è smolle. Quindi no, qui mi aspetto lo smolle, qui no. Andiamo all'ultimo? Vai, c'è della granella di pistacchio sotto. E se io fossi allergico ai pistacchi? È non mangiarlo. Questo sa esattamente di cornetto Bauli. Non mi piace. Ma non ti piace da portarlo indietro oppure? Ma l'ha mangiato tutto, fate. Possiamo accendere. Autogrill. Infilzalo. Come diceva Simone al mare, Lido delle Nazioni, che era un ragazzino piccolino. Giocavamo alla play e lui, quando doveva spadare, infilzalo. Salutiamo Simone. 25 anni avrà adesso. Magari è ancora lì che gioca. Vuol dire infilzalo. Magari ti aspetto. Il panino alla cotolla.
panino con la cotoletta è indubbiamente una leccornia veramente prelibata. Ma questo qui è quello dell'autogrill, ma io me lo ricordavo diverso. Ma perché è verde più che altro? È il nuovo Apollo. Un pomodoro messo solo da un lato. Tu mangia dall'altro. Incazzatissimo. Com'è il nuovo Apollo faccia di pelle di pollo? Troppo forte del sapore del pane giallo. E del fritto della cotoletta. Voglio il pane giallo e fritto. Con un tocco di maionese, ma non buono comunque. Seccone. Assaggiamo. Chef Express. Ormai ne hanno sentito solo dei bocconi in questa maratona. La rosetta però non si può vedere. La rosetta non si può vedere e la cotoletta è molto piccola qua, eh. Non sa di niente questa cotoletta. Questo sa ufficialmente di insalata iceberg, fine. È riuscita a essere più forte il sapore dell'insalata iceberg che quello della cotoletta. Andiamo al terzo di Sarni, che ha un pane abbastanza carino da vedere e soprattutto un'orecchia d'elefante dentro che... Schnitzel, però come si deve, è una roba strana. Sembra ancora congelata. No, è buona, è buona. No, no, secondo me rischia di essere il più buono, eh. A me non piace il pomodoro dentro. A me quando mettete il pomodoro nei panini io non li prendo, anche negli hamburger non mi piace. Sa di crosta di parmigiano, sa di niente. Cioè, ma la carne è tipo gomma. Ma porca la po', veramente. No, no, scusate. Arriviamo all'ultimo. Ma cos'è? Cosa c'è? Il carciofo? Cos'è? È una cotoletta. Con cosa? Con i carciofi. Con i carciofini. Che schifo. Si sentono. Si sentono. Ma che combo è? Cotoletta con carciofi. Ti dirò. Ha scoperto qualcosa, ragazzi. Tra l'altro si chiama il sorprendente e ha crema tutto carciofi, salsa yogurt, cotoletta vegetale. Cotoletta vegetale. Però ma forse avete detto i cartellini. No. Le abbia letti ed era l'unico cotolettaio. Forse è la cotoletta più saporita comunque dei quattro. Però per me il più buono rimane forse il primo. Il meno peggio, diciamo. Il meno peggio. Andiamo ad accendere, direi, il primo. Il primo. Ficcalo. Dai, Nico, dai. Fabrizio. Ficcalo, vale. Fabri. Dai che mi parte il traghetto. Ale. Vince Autogrill. Bravo. Beh, abbiamo finito. Abbiamo finito. Andiamo a vedere chi ha vinto questa sfida. Tutti al mare. La miglior area di servizio è... Autogrill. Un applauso ad Autogrill. Era partito veramente, veramente lento. Poi si è ripreso e ha stracciato la concorrenza. Ha stracciato per terra. Speravo in Sarni. Anch'io. Io. Vorrei dare un premio a Sarni, soprattutto al suo panino al prosciutto crudo, per essere, secondo me, la cosa più buona che abbiamo mangiato. È vero, okay. Forse il più buono di tutti. Sì. Se invece non volete fermarmi a mangiare in area di servizio, volete portarvi il vostro pranzo e risparmiare qualche spiccio, c'è il nostro porta pranzo che in realtà costa. Quindi il vento! Trovate sul nostro shop, il quale link è? Pensale.shop. Va bene ragazzi, andate in pace, arriverenze. Buon estate, buon agosto. E tutti belli, tutti f***o. Chissà se ci abbronzeremo. Vabbè no. Anche secondo me.